Innanzitutto, complimenti per l'outfit. Grazie. Perché veramente sono anni che cerco un pigiama così bello. Gente di Maro, eccoci qua. Posso azzardare un pronostico su qual è il tuo colore preferito? Oddio, l'azzurro. No, il fucsia. Benvenuti alla nona puntata di Gente di Maro. Sì, tu stai parlando con un grande artista, lo sai? Di che ti occupi? Di rap, bro. Fammi un rap sul Napoli, un freestyle, vai. Yeah, noi simme Napola, chi sanno cucconde superammo ogni ostacola. Non ne capite fra, De Laurenti sta decisa spezzò pane a tavola. Caccia sordo, preside, puttammo una foto qualcosa a Napola. Ma buono. Spezzato il pane a tavola, diciamo, era una citazione biblica. Ieri Conte in piazza ha presentato il suo staff, tra cui c'era anche un nutrizionista. No, ma vero? Siamo presto pure a me, mi fa una cortesia. Mamma, che fisico c'ha il nutrizionista? C'ha già i puri allora, ma c'ha lo assa panza. Infatti gli volevo chiedere se potrebbe fare una tabella anche a noi tifosi sposati che veniamo a Di Maro, così magari una scusa per chiedere alle mogli per venire per dimagrire e stare più giorni qua a Di Maro. Ci vuole pure la dieta del tifoso per digerire certe partite. Soprattutto l'anno scorso sono rimaste parecchie partite sullo stomaco, quindi abbiamo parecchio da digerire. È possibile seguire un regime alimentare serio a Napoli? Un po' difficile. Una poco blasfemia. A Napoli vieni tentato. Io non ci riuscissi. Se sgarra, è impossibile non sgarrare. Ma anche stanno sapo qualcosa, perché ha messo 3-4 kg. Ma che dieta? E frittatina a 1,50 euro fa dieta, frate. È impossibile. Quindi secondo te Quaraschelia, quando si trova a passeggiare per il centro storico, se la concede la frittatina? Lui si concede una frittatina, quelle vegane. Chi la picciò, guaglio fa collo, chi li colpi. Cioè tu per esempio a cosa non sapresti proprio resistere? A parmigiana. A me? Tutte cose. Pizza, dolci. Parti dalla mozzarella, latticini, tutto. Io tutto cucino. Pasta, fagioli e cozze, pasta e patate con la provola, pasta e lenticchie, una bella pasta al forno, una parmigiana, una bella frittura di pesce. Quando fanno la parmigiana, ruoto, volo. Il tiramisù fatto da mia moglie. È imperdibile. È unico. Lo fa poche volte perché sennò dice che sono troppo contento. E la moglie non vuole che lei sia troppo contento? No, perché quando io sono contento lei è incazzata. È automatico. Tu sei sposato? No, non sono fidanzato. Sei fidanzato? Sei inquadrato a metà. Stasera invece, tempo permettendo, ci dovrebbe essere la presentazione della squadra ai tifosi. Secondo te la squadra è pronta effettivamente? È competitiva? Non ancora. Ma penso di sì. In questo momento i ragazzi che sono ora, lottiamo per la 15ª posizione. Ci manca qualcosa? No, mancano ancora 2-3 giocatori. Manca logicamente l'attaccante, se ne andrà via Osimhen. Un esterno destro di livello. Ni, nel senso che secondo me dal punto di vista atletico ancora ne hanno da fare. Secondo me questa squadra è stata sempre pronta. Secondo me il Napoli potrebbe essere sempre pronto, però lo deve volere. E lo devono volere tutti coloro che indossano quella maglia. Non devono pensare a altre cose. E devono fare squadra, perché noi colui che vinceva da solo l'abbiamo già avuto. Se fanno squadra non ce n'è per nessuno. E comunque seppure si perde, bisogna perdere col sudore, che quando vai a fare la doccia devi stare mezz'ora sotto la doccia. Se faranno quello faremo grandi cose. E se non le faremo però abbiamo sudato. Che cosa vuoi dire a manna? Me le sarà una manna ogni tanto. Manna mi scende euro, frate. Manna, vieni a cattare un centro con bis buono perché stiamo accesi. Dobbiamo sostituire Zelischi, dobbiamo prendere uno con una più qualità. Ora ci deve portare Lukaku e Chiesa. E siamo a posto. Manna Osimhen e sblocca il mercato. Manna. Ho esagerato? No. Che vorresti dire a Manna? Non so chi è Manna. Non sai chi è Manna? No, io non tifo Napoli. Solo loro due tifano Napoli. Io e lui non tifiamo Napoli. E che minchia sei venuto a fare? Per la giornata, per mangiare bene e per fare un'attività dopo. Una scampagnata. Facciamo rafting dopo. È il momento di completare la nostra classifica dei migliori giocatori con l'ultimo ruolo rimasto. Qual è stato l'attaccante più forte della storia del Napoli di De Laurentiis? Higuain. Cavani. Edison Cavani. Secondo me Higuain vince ma di pochissimo. Victor Osimhen. Cavani tutta la vita. Higuain. Pipito. Mertens. Higuain. Osimhen. Edinson Cavani. Higuain. Cavani. Senza dubbio Osimhen. Higuain. Gonzalo Higuain. Cavani. Higuain. Cavani. Higuain. Cavani. Cavani. Higuain. Osimhen. Io direi Higuain. Higuain. Pivita. Cavani. Cavani sicuramente. Cavani. 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 Higuain. Cavani. Osimhen. Higuain. Cavani. Higuain. Cavani. Gonzalo Higuain. Cavani. Edinson Cavani. Ma a proposito di attaccanti, torniamo al presente. C'è un dualismo in questo ritiro, in attacco. Che dire Simeone, chi terresti? Che dire? Simeone, il Ciolito tutta la vita. Il Ciolito, per una questione di cuore. Io dico Simeone, per le sue doti che ha dimostrato negli anni passati. Preferirei che dire. Simeone è più forte. Simeone, perché è argentino. Per affetto Simeone, però se devi guardare, se va a prendere al Romelu Lukaku, il sostituto adatto per me è Khedira. Io terrei Simeone, ma visto che Simeone vuole giocare, secondo me rimarrà Khedira. No, Simeone tutta la vita, Khedira deve ancora crescere, anche se ha fatto belle cose col Frosinone, però spero rimanga Simeone. Il Ciolito a me piace. Khedira deve rimanere, ha voglia. Khedira lo
lo vedo molto meglio fisicamente attualmente. Ma perché lasciamo sempre la via vecchia per la via nuova? New is always better. New was better. New is always better. New was better. Is always better. New was better. Is always better. Is always better. Ok, tutto insieme? New is always better. Lui è nato l'anno dello scudetto. Io ho aspettato 31 anni per vedere uno scudetto. Spero che lui non ne debba passare altri 31. Per mi rifà nato figli chi stanno? Dici, porta bene? Spera. Nato figli chi stanno a ma fa? Così mi ci nato scudetto. Hai sentito? Ho sentito, non è ancora il momento. Aspettiamo un po'. Allora, per uno scudetto. No, dovete sacrificarvi per il Napoli. Vabbè, ci te lo sacrificheremo allora. Ci te sacrificheremo. Che è successo? Ci sacrificheremo allora. Va bene, allora altro figlio? Altro figlio. Il corredino pagato da De Laurentiis, però si faceva nato figlio e vincimmo scudetto. Ci sta. Gente di Maro, eccoci qua, cazzonato.